Let's go! Bentornati, ovetti, su Super Mario RPG! Nello scorso episodio siamo entrati nell'area con la migliore host del gioco. E in questo episodio andremo verso Gino. Tuttavia, mi sono scordato a quanto pare un oggetto? No, l'hanno rimosso. In questa zona, dove prima c'era un punto di salvataggio, c'era un oggetto estremamente OP, che vi rendeva immortali per 3 turni di fila. Tuttavia, a quanto pare non c'è in questo... mi hai fatto prendere un colpo in questo remake. Non che sia un problema, per carità. Oggi, giusto un secondo prima di andare da Gino, vorrei mostrarvi per sicurezza un'altra volta la zona segreta dove si trova. Perché così magari qualcuno ha perso lo scorso video e volete sapere dov'è la zona segreta, che vi dà un bel po' di punti fiore extra. Quindi a quel punto preferisco mostrarla. So che tecnicamente sto perdendo tempo, ma fidatevi, conviene davvero davvero un sacco prendere quella cosa. Quindi andiamo così. E per quella cosa intendo punti fiori extra e una moneta rana. Non riesco a parlare oggi, comunque succo detox o detox uguale. Andate a sinistra, poi andate giù. Se riuscissi ad ignorare un po' questi nemici sarebbe la cosa ideale, ma ovviamente... Bene, fortunatamente il gorillo lo posso colpire e quasi distruggere con elettroscarica. Non importa se sto consumando punti fiore, tanto avremo un modo per ricaricarli a breve. Devo solo stare attento con gli attacchi del gorillone, appunto. E ancora non l'ho sconfitto. I nemici potenti sono, indovinate un po', più potenti del normale. Fortunatamente il tempismo lo conosco. Quanti punti vita hai? Smettila di darmi fastidio. So che hai una spina nella testa. Però vorrei andare anche dal boss oggi, eh? E devo fare in realtà un bel po' di cose oggi, quindi ci sta. Quanta esperienza mi dai? Nel mondo perfetto dovrei essere al livello 9, ma va bene anche il livello 8. Comunque vi ricordo, grazie, ok. Andate a sinistra, poi andate giù un'altra volta e poi andate a sinistra per la zona segreta che vi ho appunto mostrato ieri. Qui ci sono 3 punti fiore extra, c'è una moneta rana in questo scrigno e un full heal qua dentro. Bene, detto ciò, possiamo uscire, possiamo andare a seguire Gino e magari affrontare il boss, finire quest'area e stare bene con noi stessi. Ok, quindi, seguiamo Gino. Lui è andato a destra, anch'io andrò a destra, lui è andato in alto, anch'io andrò in alto. Adesso lui va ancora più in alto, quindi voglio affrontare un attimo un nemico. No, voglio andare avanti verso il boss e... Ed è inciampato. Ed è andato verso destra. Il labirinto non è così difficile. Basta appunto seguire Gino. E siamo... Si è addormentato per un attimo. E siamo bene o male arrivati al boss. Oh! Hanno spostato la zona! Ok, se è speculare, vuol dire che si trova qui. No, qui. Dov'è il coso? Ah, che pizza, adesso devo cercare uno scrigno. Ah, l'ho trovato, perfetto. Quindi l'hanno messa, l'essenza rossa. Era estremamente potente, vediamo un po' se lo è ancora. Riuscissi a premere i pulsanti giusti. Essenza rossa, rende invulnerabili per 3 turni. È molto, se non troppo potente, quindi non credo di usarla, sicuramente non la userò adesso. Prima di andare avanti, il boss dell'area può darvi uno status negativo? Fortunatamente abbiamo le spille antisonno. Ne abbiamo 2, vero? Ne abbiamo solo una. Ok, andiamo con la spilla antipaura allora. Un attimo che me lo sono segnato. Sì, serviva la spilla antisonno. Pazienza, non importa. Andiamo. 997, 998, 999, 1000. Gna! 1000 frecce. Guarda come scappano. Gna! Che spasso. Adesso gliene tiro altre 1000. Gna! Mario, chi è quel tipo? Deve essere lui a tirare tutte quelle frecce su Borgo Rosa. Che felicità. Gna! Guarda, guarda che facce hanno. Tutti congelati. Oh, imbalsamati come delle statue. Ah, devo allenarmi di più. Gna.
Oh no, non si ferma, dobbiamo fare qualcosa. Chi pensi di essere? Non puoi buttarti là in mezzo menando pugni a casaccio. Sono troppi, ci faranno a polpette. Oh no, arriva qualcuno, nascondiamoci e vediamo di capirci qualcosa. Guarda cosa ho trovato, Arco! Cosa? Cosa? Non disturbarmi, mi sto allenando, gna! Devo tirare più frecce, devo immobilizzare più gente, gna! Basta. Smettila subito, non ti rendi conto di quello che fai? Restituiscimi questa stella. Che? Gna! Uno straniero, e dall'aspetto piuttosto strano. Ora ti spiego chi comanda qui, gna! Chi sarai mai? Gna! Sono al servizio di un'autorità più alta. Quel frammento di stella appartiene a tutti. Non puoi tenertelo. Gna, gna! Io faccio quello che mi pare! Gna! Ora ti do una bella lezione! Gna! Ehi, calmati! Mario, è pericoloso là! Vuoi dare una mano, eh? Mena quel ceffo strambo, salva il tipo in blu. Anch'io! Farò quello che posso! Ma... da qua giù! Io non ho paura! E non piangerò! Aia! Stop! Basta così! Gna! Sei forte! Gna! Ma io lo sono di più! E lo sentirai! Gna! Addio! Gna! Me ne devo andare! Gna, gna, gna! Grazie dell'aiuto! Ma chi sei? Mario, mi hai piantato in asso! Oh? Ci conosciamo? Hai un'aria familiare. Ah, ma sei quel Mario. Sappiamo tutto di te. Toc toc. Gna. Mi sento insultato. Gna. Comincia la battaglia boss contro Arco. E abbiamo punto interrogativo con noi. Possiamo usare delle mosse speciali. Raggio Gino. Tieni premuto A. Ora! Oh no! Ho sbagliato. Bene, pensavo dovesse caricarsi in maniera un po' diversa. Comunque quello è il raggio Gino. Stiamo usando Gino. Usiamo anche il salto standard perché vorrei anche esaminare il nemico. Quindi chiaroveggenza su Arco. E... olè! 566 punti vita. Non ha debolezze. Gna! 3 contro 1. Non vale. Ora ci penso io. Gna! Adesso scoccherò una freccia. Se va a segno, quel pulsante è bloccato. Gna! Anche il soccorso Todd è bloccato. Gna! Ora combatteremo alla pari. Faccio io le regole. Poche storie. Gna! Già. Può lanciare delle frecce. Intanto raggio Gino. Ora! Perfetto! Adoro Gino. Anche se è meglio come attaccante fisico rispetto all'attaccante magico, non importa, abbiamo anche il super salto, andiamo all out. Arco può lanciare delle frecce sui pulsanti. Se ne colpisce uno, lo paralizzerà. Se lo fa, non potrete più usare quel pulsante. Già, è una cosa un po' negativa in effetti. Infatti adesso lo farà, vediamo un po' cosa ci blocca. Ci blocca il pulsante A, quindi niente più attacchi fisici. Folgore, aia! Bene, abbiamo però il raggio Gino, quindi... raggio Gino! Laser! Adoro Gino! Ripeto, sarebbe meglio come attaccante fisico, però ormai... usiamo il salto standard adesso. Non essendo debole a niente, non importa quello che facciamo, l'importante è continuare a colpirlo. Non voglio in realtà usare attacchi con Mallow, perché elettricità statica colpisce tutti e fa molto male.
Fa molto male soprattutto a Gino. Però, sì, Mallow è più bravo ad attaccare nemici diversi, per adesso. Quindi preferisco attaccare arco, appunto, con attacchi singoli, così consumo meno roba. Tuttavia, pioggia di... Oh, ho sbagliato! Bersaglio. Dovevo andare su Gino. Heal! 79. Che colpirai? Oh. Ok, almeno ci ha sbloccato il pulsante... Ok, il pulsante A, vero. Attacco. Pugno Gino, ho sbagliato così tanto. Però, pazienza, tanto dovrebbe essere quasi sconfitto. Non è molto complesso come boss? Gna, si mette male. Accipicchia, potrebbe essere la fine. Gna. Devo bloccare tutti i pulsanti. Gna. Ouch. Tutto bloccato. E ora cosa facciamo? Ci ha impedito qualsiasi mossa? Ascoltate, abbiamo dimostrato di essere una squadra affiatata. Mi sa che questo è nuovo perché non me lo ricordavo. Uniamo le forze noi tre e sconfiggiamolo. Se è il momento, vero? Come dici? Gna! Se volete farmi un brutto scherzo, risponderò con la stessa moneta. Oh, gna! Io non ho alleati con cui unire le forze. D'ora in poi potrei usare le mosse a tre. Queste mosse sono disponibili solo quando l'indicatore azioni è al 100%. Adesso riempirò il tuo indicatore, era già al massimo, ma solo per questa volta, intesi? Bene, novità! Mossa a tre! Surf stellare! Bellissimo. Bam! E non solo, abbiamo anche una scatola di fiori. Grazie per l'aiuto. Mi avete davvero tolto dai pasticci. Che avete da guardare? Lo sapete che sono ben più di un pupazzo, no? Avete capito la verità? In realtà, io provengo da molto in alto e questa mia forma è soltanto temporanea. Vuoi dire, tipo, dal cielo? Ironico, vero? Mallow? Gino? Ben più in alto, temo. Avete mai sentito parlare della Via Stellare? Non ne avete proprio idea, eh? Beh, lassù al momento c'è un bel caos, e purtroppo questo riguarda anche voi. Ora vi spiego tutto. Avete presente quando si vede una stella cadente e si esprime un desiderio? È nella Via Stellare che i desideri vengono trasformati in stelle. Quando si avvera, il desiderio si trasforma in una stella cadente che arriva nel vostro mondo. Come vedete, la Via Stellare gioca un ruolo fondamentale nella realizzazione dei desideri. Però, una spada ha distrutto la Via Stellare e tutto si è fermato. Adesso è il caos. Da quel momento, non sono state più create stelle cadenti. Allo stato attuale delle cose, questo è un mondo in cui i desideri non si possono più avverare. Vuoi dire che questa stella fa parte della tua strada stellare? Si chiama Via Stellare, mio piccolo batuffoloso amico. Comunque sì, questa stella è un frammento della Via Stellare. La mia missione è ritrovare tutti i frammenti e riparare la Via Stellare. E in tutto, i frammenti stellari sono 7. La leggenda delle 7 stelle, baby. Perché ritorni la pace. Dobbiamo sbarazzarci di Fabbro Magno, trovare tutti i frammenti stellari e riparare la Via Stellare. Io mi chiamo... Cuore Nota... Eh? Oh? Ma è un nome difficile da pronunciare, quindi... Chiamatemi Gino, come il pupazzo. L'ho scelto perché mi sembrava il più forte, tra tutti i pupazzi. Ha ragione, lo è. Ora prendi la stella, Mario. Forza, diamo inizio alle danze.
Gino, in cerca dei frammenti della Via Stellare, si unisce a Mario e a Mallow. Le cose si mettono più che bene. Ah, ho sentito tutto. Chi avrebbe mai pensato che quella stella fosse così importante? Devo dirlo subito a Fabbro Magno. Il segreto delle stelle cadenti è stato svelato. Trova tutti i frammenti stellari e riporta la pace nel mondo di Mario. Abbiamo Gino con noi! Gino, come vi ho già detto, è... almeno era... prevalentemente un attaccante... fisico. Vorrei provare a mostrarvi le statistiche che ha. Guardate, ha 60 di attacco, non ha armi e non ha neanche accessori. Inoltre è molto debole dal punto di vista difensivo. Gli darò per il momento... cos'è che aumenta di più le statistiche? Mi sa la spilla antipaura, ok? E darò a Mallow l'anello campanella, tanto dovrebbe avere abbastanza difese. Sì, ok, perfetto. Non abbiamo armatura di Gino. Non potevamo comprarla prima, non potevamo comprarla... non possiamo comprarla adesso, in effetti. Però non è finito ancora il video, abbiamo ancora un po' di cose preparatorie per un'altra area. Sappiatelo, il nostro obiettivo non è andare nel tunnel di tubi. Il tunnel di tubi è un'area tecnicamente opzionale, che però faremo lo stesso, perché è importante, è molto importante. Nasconde un altro dei miei personaggi preferiti di questo gioco e... abbiamo liberato... Lonta! Che c'era sul Borgo Rosa. Quindi adesso tutti sono felici e contenti, giusto? Parliamo un attimo con Raz. Abbiamo Gino, no? Gino, sei tornato! Mamma! Visto, mamma? Lui è quel Gino di cui ti ho parlato. Oh, è un bellissimo costume, ma immagino che là dentro faccia un caldo terribile. Oh, lascia perdere, mamma. Ok, Gino, andiamo a giocare. Mi piacerebbe molto, ma Mario e io dobbiamo andare a trovare i frammenti stellari scomparsi. Frammenti stellari? Cioè, tipo delle stelle cadenti? E perché? Beh, come posso spiegare? Ecco, Gaz, è successo che... le cose stavano così, ma adesso stanno... colà, capito? Per niente, mi sono perso. Beh, diciamo che se la situazione non si risolve, i tuoi desideri non potranno mai avverarsi. Cosa? Vuoi dire che da grande non diventerò forte e potente come te? Nessun desiderio potrà avverarsi finché non troviamo i frammenti stellari e ripariamo la Via Stellare. Ecco perché mi sono unito a questi due, per trovare i frammenti stellari. Ah, ecco. Beh, Mario ha bisogno di tutto l'aiuto possibile. Sai una cosa? Credo di aver visto qualcosa di brillante cadere dalle parti di Talponia. Pensi che potrebbe essere uno di quei cosi che stai cercando tu, Gino? Penso proprio di sì. Andiamo a Talponia. Grazie per avercelo detto. Io faccio il tifo per te. Ti prego, ripara la Via Stellare, così tutti i miei desideri si potranno avverare. Te lo prometto. Che bello. Ah, aspetta un attimo. Ecco, Gino, tieni, ti sarà utile. Abbiamo ottenuto una pistola. È una mano pistola, ma è letteralmente una pistola in un gioco Nintendo. Già, fa strano, vero? Grazie della comprensione, Gaz. Ci vediamo al nostro ritorno. Mario, calmati, ok? Con la mano pistola, appunto, Gino. Boom, 72, è il nostro attaccante fisico più forte ed è di livello 6. Già, si unirà sempre a voi a livello 6. Ora, so che me lo state urlando, lo so molto bene. Se parliamo adesso con la mamma di Gaz, possiamo dormire in locanda per... chi è che dorme a fianco a noi? Già, è proprio lui. Sta dormendo, continuerà a dormire, quindi lasciamolo riposare ancora un po'. Abbiamo l'anello campanella, tanto per sicurezza, perché
Già me lo sono scordato, perfetto. Giusto altre due cose vorrei fare qui, in città, prima di staccare l'episodio. È un video un po' corto, sì, lo ammetto, però pazienza. Allora, ricordate questo Todd? Parliamo adesso con lui. C'è una scala che porta a casa mia, ma mio figlio si è messo di nuovo a giocare con i comandi. Mario, solo tu puoi saltare fin lassù. Per favore, aiutami a rientrare in casa. E se non sbaglio, i Todd che erano qua dietro la casa e dietro quell'altra casa, questa casa, non ci sono più adesso, vero? Oh, ci sei sempre tu invece. Ah, sei di nuovo qui. Sei stato sull'isola Yoshi? Chiaro, non ancora. No, non ancora. Per arrivarci, devi infilarti dentro dei tubi. Lo faremo domani, quindi non preoccupatevi. Però l'avete appena visto, il metodo per andare in casa del Todd è saltargli sulla testa, poi entrare qua dentro. Siamo già stati qua, abbiamo già preso i fiori. Mi raccomando, fatelo anche voi prima di far scendere la scala, mi raccomando. E poi attivate questo pulsante. Ora, la scala è scesa e abbiamo risolto il problema, giusto? Grazie mille, Mario. Dimmi un po', i miei tesorini stanno bene? Beh, non proprio. Stai scherzando? Come? Sono spariti? Mario, tu sei l'unico che può ritrovarli. Li ho presi io. Mi spiace davvero tanto. Ah, ok. Visto che non ci ha colpiti nessuna freccia, ti dirò un segreto. Entra nel bosco. Quando arrivi al crocevia, vai a sinistra, poi ancora a sinistra, poi dritto e infine a destra. Ah! Ero sicuro che fosse quello che ho usato io perché ve l'ho mostrato anche a inizio episodio. Sinistra, ancora a sinistra, dritto e infine a destra. Ah, ho capito! Lui vi dà le indicazioni in base a dove è rivolto Mario. Abbiamo girato a sinistra. Poi andando ancora a sinistra si andava giù, andando dritto si va ancora giù e a destra si va a sinistra. Lo so, è un po' strano, però l'ho mostrato a inizio video proprio per evitare problemi. Troverai di sicuro qualcosa di bello, ma se l'avete già fatto... Esatto, li hai già trovati, eh? Fantastico, tieni, questo è un regalino per te e ci darà una moneta rana. Se non fate questo, vi darà delle monete normali, credo. Non sono così sicuro della cosa, però... sì, dovrebbero essere solo monete normali. Bene, a questo punto... Wow, abbiamo davvero finito? No, non abbiamo per niente finito. Voglio mostrarvi giusto un secondo come attacca Gino con la mano pistola. E poi finirà l'episodio perché ormai ci siamo. Non è la tana, il tunnel. Il tunnel dei tubi è estremamente importante. Però ogni cosa ha suo tempo. Bene, è un nemico, lo volevo affrontare, quindi... Allora, Gino, vai! Non so come ho fatto, ma avete visto che ho fatto tantissimo danno. E ripeto, siamo solamente di livello 6. Ovviamente non saliremo in questa battaglia. Ci vorranno innumerevoli battaglie per far salire di livello Gino. L'ho già detto prima, durante la battaglia boss, Gino è prevalentemente un attaccante fisico. Quando sale di livello, lo ripeterò anche più avanti quando sarà il momento, ok? Non dovete per forza alzare il suo attacco magico, però lo farò lo stesso perché mi va di fare cose in maniera equilibrata, insomma. Nella prossima parte di Super Mario RPG andremo nei tubi e andremo verso una certa isola, però dov'è il salvataggio? Il blocco di salvataggio? Qui vero? Sì, ok. E Link non ci sarà più. See you next time, baby.